Il programma è presentato da Avverrà infatti come un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5 dicendo: Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: Signore, mi hai consegnato 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha.
e il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Dunque, carissimi telespettatori, oggi parleremo della parabola dei talenti e come si applica questa parabola nel matrimonio, nella quotidianità del matrimonio. A tra poco, vi aspetto. Quello del capello è un mondo complesso che sempre più necessita di formazione, metodo e conoscenza. Non sapete quale prodotto utilizzare? O quale sia il prodotto più adatto? Io vi aiuterò in questo. Si farà un'analisi dettagliata con la microcamera sia della cute che del capello. Vi verrà fatta una scheda cliente dove da lì prenderemo tutti i vostri dati e mese per mese seguiremo l'evoluzione e l'avanzamento del trattamento. Abbiamo sviluppato inoltre un modello di consulenza digitale creando un profilo personale. Offriamo un servizio di vendita diretta con consegna e un supporto all'utilizzo domestico del prodotto. Contatta direttamente il nostro salone o segui la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Marta Taglioni, la vostra spa per capelli. Natura e salute, le migliori soluzioni per la vostra bellezza. Fausto Moda, parliamo del settore femminile donna. Da donna abbiamo un vastissimo assortimento sia per quanto riguarda i capispalla, con marchi come Wurrich, Peterie, Blauer, Save the Duck, sia per quanto riguarda il total look generale, partendo da abiti da cerimonia per le vostre occasioni, sia per quanto riguarda la stagione estiva, sia per quanto riguarda la stagione invernale. E tantissimi altri marchi di prestigio come M di Marella, dove troviamo un total look generale, e Louis Jo. Per poi passare anche alla parte ginseria, da donna troverete un vastissimo assortimento anche per quanto riguarda Pronto Moda e con arrivi settimanali. Sono il titolare Montechiari Damiano, vi aspettiamo nel nostro punto vendita di Ponte Nuovo di Torgiano. Per noi è fondamentale cercare di mettere il cliente a proprio agio e darvi la possibilità di vedere tutte le nostre proposte molto belle, molto particolari e adatte per le vostre occasioni. Benvenuti da Estetica Chiara. Nel mio centro mi occupo sia di estetica tradizionale che di estetica avanzata. Sudatonic, ultima tecnologia uscita nel campo estetico, utilizza le fibre della radiofrequenza per drenare, tonificare ed ha una grande efficacia nella perdita del peso, totalmente rilassante ed efficace.
Allo stesso modo, infatti, un uomo in procinto di partire chiamò i propri servi e affidò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo le proprie capacità. Poi partì. Senza perdere tempo, quello che aveva ricevuto 5 talenti andò a trafficarli e ne guadagnò altri 5. Allo stesso modo, quello che aveva ricevuto 2 talenti ne guadagnò anche gli altri 2. Ma quello che ne aveva ricevuto 1 solo andò a scavare nella terra una fossa e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo viene il padrone di quei servi e li chiama al rendiconto. Si presentò quello che aveva ricevuto 5 talenti e ne portò altri 5, dicendo: «Signore, mi desti 5 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 5». Gli disse il padrone: «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, entra nel gaudio del tuo signore». Si presentò poi quello dei 2 talenti e disse: «Signore, mi desti 2 talenti, ecco, ne ho guadagnati altri 2». Gli disse il padrone: «Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, entra nel gaudio del tuo signore». Infine si presentò anche quello che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, sapevo che tu sei un uomo severo, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Per questo ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco, prendi ciò che è tuo». Il padrone gli rispose: «Servo malvagio e infingardo, sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Per questo avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri, in modo che al mio ritorno avrei potuto ritirare il mio con l'interesse. Perciò toglietegli il talento e datelo a quello che ne ha 10. Infatti a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo infingardo, gettatelo nelle tenebre esteriori. Là sarà pianto e stridore di denti». Eccoci carissimi telespettatori, tornano le nostre puntate dedicate alla famiglia, al matrimonio. Oggi in modo particolare parleremo della parabola dei talenti e come possiamo applicare questa parabola dei talenti alla vita quotidiana del matrimonio. Con noi i nostri compagni di viaggio, Cristina Righi, scrittrice, bentornata, un grande onore. Grazie. Averti, Cristina, a Calvision di nuovo. Grazie. Don Mauro Angelini, rettore della Chiesa del Gesù, un grande onore ovviamente. Grazie. Dunque, innanzitutto cercheremo di spiegare il significato biblico di questa parabola dei talenti, perché io ho aperto con la Bibbia e poi abbiamo aperto sempre con un video dedicato alla Bibbia, perché è la base di queste nostre puntate. Sì. Dunque, l'interpretazione biblica. Allora, innanzitutto, questa parabola che il Signore, sempre per darci dei messaggi, usa un linguaggio umano, più
semplice possibile, e in questo caso ecco, avete visto che il Signore usa proprio il linguaggio dei talenti, la parabola dei talenti. E che cos'è intanto il talento? Il talento è sicuramente, ecco, noi subito pensiamo all'indole, alle nostre capacità, sì, è anche questo, ma quello che è il senso biblico è innanzitutto, pensate che un talento corrisponde a 6.000 denari che rappresentano 6.000 giornate lavorative, quindi ogni giornata lavorativa, ecco, c'è un denaro. Ma c'è un duplice significato, e forse è quello più importante, perché uno potrebbe dire, ma io ho solo un talento. Ma un talento è tantissimo. Pensate che un talento ha una grande consistenza, un grande peso, una grande pesantezza. Un talento corrisponde a centinaia di chili di materiale prezioso. E mi ricordo il mio professore di esegesi, quando ecco, studiavo teologia all'inizio del mio cammino, ci lasciò questa immagine che vorrei lasciare anche a tutti i telespettatori, no? Pensate che un talento corrisponde a 15 camion pieni di materiale prezioso, un talento. Quindi immaginate, nessuno di noi può dire di non avere un talento, quindi uno che ha due talenti, 30 camion in fila di materiale prezioso, e quindi andare a vedere poi, ecco, ognuno i talenti che scopre nella vita. I talenti sicuramente vengono scoperti nella vita, sono gli altri anche a evidenziarli. Vedremo anche nella coppia che sarà il marito e la moglie, che magari riusciranno a scoprire anche dei talenti nascosti dell'altro. Però è importante, vorrei sottolineare, ecco, un aspetto, ecco, evangelico. In questa parabola dei talenti c'è nel sottofondo che tipo di rapporto abbiamo con Dio. Perché se abbiamo un rapporto pauroso con Dio, allora possiamo fare come l'uomo della parabola, sotterrare i talenti, vivere di paura e non avere nella vita un atteggiamento, ecco, di fruttificare insieme al Signore, ecco, e lo vedremo poi nella coppia insieme al marito e alla moglie, i nostri talenti. Mentre invece la persona che si sente amata riconosce da Dio, anche attraverso gli altri, quei talenti che Dio gli dà, e proprio nell'amore nasce questa potenza creativa in sinergia con Dio per poter fruttificare i talenti. Tant'è che la vita di chi fruttifica i talenti diventa una vita luminosa, una vita piena di colori. Ecco, la persona talentuosa, perché poi sono i colori di Dio, perché alla fine ricordiamoci che è lo Spirito Santo, no? Che fa fruttificare quei doni che noi abbiamo. E allora ecco che la vita di colui che ricevuti i talenti, li fruttifica, diventa una vita luminosa, una vita piena di colori, perché ogni talento ha anche una sua sfaccettatura e una sua unicità. Grazie Don Mauro. Allora, a parte la Bibbia, noi ci basiamo anche su questo libro di Cristina Righi, Giorgio Picocco, Lui con noi, Piccoli sentieri per la coppia. Lui con noi, Piccoli sentieri per la coppia, perché la nostra puntata oggi ecco, è intitolata, a parte ovviamente che si basa sulla parabola dei talenti, Il tuo talento mi salverà nella coppia. Quindi che accezione hanno, che significato hanno appunto i talenti nel matrimonio? Come viverlo nel matrimonio e cosa è un talento nella coppia, nel matrimonio, Cristina? Sì, siamo partiti proprio da questo aspetto dei talenti per fare un passo indietro. E cioè vorremmo un po' riferirci al senso della chiamata, della vocazione, perché quando, e qui ci ritorniamo sempre, perché è molto importante poi come marito e come moglie riflettere su questo aspetto. Quando il Dio creatore ha pensato all'uomo e alla donna, ha voluto proprio fare
un aiuto che gli sia simile. Questo significava che era necessario che non poteva esistere una persona da sola, aveva bisogno di un altro essere umano differente, appunto l'uomo e la donna, perché appunto, come dice anche no, la parabola che stiamo vedendo questa sera, secondo le capacità di ciascuno possiamo essere proprio d'aiuto all'altro. E sicuramente pensare proprio al matrimonio è proprio innanzitutto pensare a questa chiamata. L'uomo e la donna che diventano una coppia, cioè due coniugi, sono proprio coloro che cammineranno e faranno diventare la donna più uomo l'uomo e il maschio, il marito, più donna la donna, secondo le capacità di ciascuno. E questo è molto importante perché abbiamo scritto, no? Come applicarlo appunto nel matrimonio. E noi facciamo riferimento anche un po' sempre alla nostra storia, no? Non sempre quando si realizza questa vocazione, no? Nasce questo progetto, siamo capaci di guardare l'altro e di vederlo, per esempio, nella meraviglia dei talenti che ha, dei doni. E questo vedremo è importantissimo, e vedremo anche perché il talento dell'altro mi salverà. Perché quando abbiamo visto, per esempio, quel servo che aveva ricevuto solo un talento, che poi, come diceva Don Mauro, sembra pochissimo, ma invece è tantissimo, perché c'ha una preziosità, no? Unica, però dice, no? Per paura andai a nascondere il talento sottoterra. E questo è fondamentale, cioè vedere che cosa sono queste paure. Paura di che? E spesso proprio queste paure non ci permettono come coniugi di innanzitutto valorizzare noi stessi, cioè la mia persona, e soprattutto valorizzare l'altro, perché io partirò sempre piuttosto non tanto da quello che l'altro ha, quindi i talenti, e cercherò di addirittura di tirarli fuori, di farli emergere, no? Ma partirò soprattutto da quello che io pretenderei dall'altro. E siccome quello che io pretendo l'altro difficilmente può darmelo, per tanti motivi che poi vedremo, e allora cominceremo a mettere sottoterra quello che sono i miei doni, i miei talenti, ma soprattutto quelli dell'altro. E poi vedremo anche quali sono queste paure, cioè da dove nascono le paure che non permettono a me stessa di vedere il bello che ho, i doni che ho ricevuto, e quindi di farli anche fruttare, ma soprattutto quelli dell'altro, perché e in questo proprio ci sta tantissimo questo rapporto verticale, come diceva Don Mauro, dell'amore anche verso Dio, no? E questa paura nasce proprio da questo rapporto verticale che poi condiziona i rapporti orizzontali, cioè le nostre relazioni. Quindi dobbiamo scacciare assolutamente queste paure. Infatti abbiamo detto svariate volte in queste trasmissioni che purtroppo la famiglia oggigiorno è diventata un'eccezione. Sì. Don Mauro, lei da sacerdote sappiamo molto bene che la famiglia è fortemente attaccata. Sì. E infatti spesso nel matrimonio, spesso nella famiglia si tende a pretendere, no? Che a riconoscere i doni dell'altro. Perché questo accade? Sì, perché ecco, non si è scoperto pienamente l'amore, perché nel matrimonio cristiano, innanzitutto scoprendo l'amore di Dio, io nell'amore di Dio voglio valorizzare l'altro, voglio far felice l'altro, non pretendo dall'altro, perché di fatto scoprendo l'amore di Dio, l'amore ci spinge ad amare, ci spinge a valorizzare. Allora, quando questo amore di Dio è stato un po' dimenticato, non se ne fa esperienza,
c'è il rischio che tutto rimane in maniera orizzontale, no? Tu devi farmi felice, se meno mi rompi le scatole meglio è, se diventi come voglio io mi va bene, se invece continui a essere come sei non mi va bene, cerca di cambiare per amore. Ecco, c'è poi quella canzone di Fiorella Mannoia, come si cambia per non morire, però per cambiare una persona bisogna amarla più che pretendere, e per amarla, ecco, abbiamo bisogno del Signore, che innanzitutto ci fa sentire amati, e dentro questo amore, ecco, ci fa accogliere l'altro e anzi scoprire nell'altro quel talento che l'altro ancora non ha visto pienamente. E questo è bellissimo, eh? Però è chiaro che per far questo bisogna anche entrare in un cammino di fede, perché vedete, la fede è la fede nell'amore, la fede è il contrario della paura, e non a caso in questa parabola invece vediamo un soggetto che ha paura. Invece chi ha fede si sente amato, si sente nell'amore di Dio, e allora inevitabilmente questo amore diventa creativo, tanto da valorizzare i talenti in sinergia con Dio e come coppia in sinergia con il marito e in sinergia con la moglie, come nel piccolo anche Giorgio e Cristina hanno fatto in questa esperienza della Marlui, nella quale collaboriamo ormai da anni, e hanno scoperto dei talenti che hanno poi fatto fruttificare con il Signore a servizio di altre coppie. Grazie Don Mauro. A parte le paure, che con quelle apriremo la seconda parte, Cristina, tu guidi tante coppie, stai aiutando a tantissime coppie, siete veramente di grande aiuto a tante famiglie, la vostra missione è quella di salvare le famiglie. Quindi come possiamo trasformare questa pretesa quotidiana che è imperante oggigiorno in amore? Sì, ecco, e questo è proprio il punto. Mi piace dire che non siamo guide, perché la guida è solo una. Però aiuti, no, assisti. Siamo accompagnatori. Accompagnatori. Ecco, sì, ci mettiamo proprio a fianco, perché questa incapacità, no, di riuscire a guardare, a partire da me e guardare l'altro, e quindi anche questo aspetto che impaurisce, no, nasce da prima, nasce da tutte quelle situazioni che noi abbiamo vissuto sin da quando siamo piccoli, siamo bambini, e questo, che forse lo abbiamo già detto ma vogliamo ripeterlo sempre, è molto importante la storia precedente di ciascuno di noi. E perché io non riesco a guardare l'altro e vedere il bello che ha? Perché parto magari da una mia disistima. Io posso essere una persona che ho ricevuto qualche mancanza d'amore, perché sicuramente ho ricevuto anche tanta presenza, però tutte quelle mancanze, tutte quelle situazioni che hanno veicolato un po', no, anche il giudizio su me stessa, pensiamo a quante storie di vita sono condizionate anche da grandi traumi, e che hanno sepolto, ecco, pensiamo proprio a quel talento, no, che è stato sotterrato, che hanno sepolto per esempio la propria capacità, la stima, oppure anche quelle cose che ci venivano dette. Non so se vi ricordate quando da bambini, quando non dovevamo essere richiamati, si diceva, no? Guarda che non entrare lì, che c'è il lupo cattivo, oppure chiamo il dottore che ti fa la puntura. A me per esempio mi venivano dette, no, queste cose. Ecco, questo incutere, no, sempre un atteggiamento che tende un pochino a chiudere, no, le nostre capacità, è tutto questo, per esempio, condiziona anche che cosa dirà la gente di me, come dovrò comportarmi. Allora a volte si cresce così, per non parlare delle cose molto più complesse, quello che possiamo aver subito. E se io cresco così, dovrò sgomitare tantissimo nella vita e faticare proprio intanto per riacquistare la mia di stima, no? E poi figuriamoci per guardare la stima dell'altro. Anzi, voglio aggiungere che
proprio per conquistare, no, il nostro modo di essere, spesso noi siamo abituati a vivere la competizione. Cominciamo a, proprio per riguadagnarci, a vivere nelle relazioni normali questo competere, cioè di essere migliore, di arrivare al primo posto. Pensiamo, no, alla scala del successo, dovrò essere importante, dovrò essere riconosciuto. Ecco, già questo, no, questo tendere proprio a raggiungere questa posizione, eccetera, porta a competere. E pensate che in tanti, tu prima mi dicevi, no, questo accompagnamento che facciamo, in tante coppie, e può essere paradossale, no? Non dovrebbe esserci, eppure esiste questa competizione, questa sorta di gelosia anche nel bene dell'altro. Quante volte abbiamo sentito dire sei la moglie di, no? Oppure sei il marito di, se magari la moglie è più importante. E invece di essere contento, no? Che bello essere, no, la moglie di quel dottore bravissimo, potrebbe invece essere qualcosa che ti mette all'ombra di quella persona e ti fa competere, e quindi anche nella coppia potrebbe addirittura esserci questo. E allora bisogna, ecco, imparare a camminare, imparare a guardare con altri occhi e a risolvere tutte queste situazioni che dicevo, di mancanza di stima, di aver seppellito, no, il proprio talento, i doni che magari appunto neanche conoscevamo ad avere, e cominciare a guarire. E questa guarigione personale, come è successo anche nella nostra coppia, no, porterà davvero a guardare l'altro e, come dice un'altra parola di Dio, gareggiare nello stimarsi a vicenda, nel dire, ecco, non giudicare più, magari anche in quelle mancanze, no, che noi vediamo esserci, ma dire, ecco, perché, no, tu sei così, perché non riesci a gratificarmi, forse perché lì bisogna che tu invece venga fuori. E la maturità, anche coniugale, ma soprattutto spirituale, ci porterà davvero a fare questo salto di qualità e a ritirare fuori quel talento che avevamo sepolto in quella buca. Grazie Cristina per questo bellissimo veramente discorso. Quindi Don, sì, Mauro, molto importante. No alle pretese, no alla competizione, ma sì all'amore. Chiudiamo questa prima parte. Bravissima, sì, assolutamente. Molto bello quello che dice Cristina, perché anche io nella mia esperienza di coppie che vengono a parlarmi, molte volte il marito non si sente valorizzato, non si sente amato, non si sente stimato, la moglie magari uguale. Mentre invece quando si riesce a valorizzare l'uno con l'altro nell'amore, ecco, avviene, ecco, quello che dice San Paolo, che ha citato Cristina in maniera molto opportuna: gareggiate nello stimarvi a vicenda. Quanto è bello vedere delle coppie che si fanno i complimenti, che mentre invece a volte si sta sempre a guardare le cose negative, no? Invece vedi delle coppie che dicono: ma tu sapessi quanto è bravo, quanto sa scrivere bene, tu sapessi quanto mi aiuta anche a fare le cose in casa, no? Perché anche quella deve essere anche una risorsa, una cosa molto bella, no? Poter, ecco, sviluppare. Ma tu sapessi che sensibilità artistica che ha, ma tu sapessi quanto è bravo con i figli, tu sapessi quanto è bravo e quanto è stato bravo a parlare con mia figlia, no? E quanto è bello quando, ecco, c'è questa stima reciproca, e anche quando questa bellezza e questa stima viene condivisa nelle altre coppie. Allora si vede veramente anche che la coppia, al di là delle difficoltà di tutti i giorni, ha questa armonia dell'amore, ecco, proprio come dicevi tu, sì. Quindi sì all'amore, perché soltanto l'amore può superare tutti gli ostacoli e vincere tutte le paure. Vi aspetto nella seconda parte, tra poco, non mancate.
raccontano molto delle persone e spesso la loro bellezza dipende dal proprio stato di benessere. Noi crediamo che il nostro corpo sia il bene più prezioso, che va curato e rispettato. Per questo abbiamo scelto la natura come il nostro fedele alleato. Naturalmente ha trasformato in prodotti di altissima qualità tutti gli ingredienti che la natura ci offre, dagli oli vegetali, gli oli essenziali, gomme e cere, fiori, piante e radici. Tutti i nostri trattamenti sono altamente tollerabili e anallergici, privi di petrolati e parabeni e soprattutto rigenerano la naturale struttura del capello. Siamo specializzati nella ricostruzione profonda del capello e nella rigenerazione delle anomalie cutanee. Seguiamo i clienti nelle migliori soluzioni con consulenza e programmi personalizzati anche online. Tutti i prodotti naturalmente sono realizzati con packaging ecosostenibili e riciclabili. Ciascuno di voi può acquistare i prodotti direttamente nel nostro salone o seguendo la pagina Marta Taglioni Spa per Capelli. Io sono Marta Taglioni e questa è la vostra Spa per Capelli. Natura e scienza, le migliori soluzioni della vostra bellezza. Fausto Moda Uomo. Parliamo un po' della parte maschile. Siamo nati nel 2002 e siamo cresciuti di anno in anno avendo anche il nostro punto vendita le migliori firme della moda. Per quanto riguarda l'assortimento abbiamo tantissimi capi spalla, specie nella stagione invernale, molta maglieria, camicie, pantaloni e molti abiti anche da cerimonia. Fra le nostre marche troviamo Woolrich, Blauer, Napapiri, Aeronautica Militare, Hermon Blaine e tante altre marche ancora che troverete nel nostro punto vendita. Sono il titolare di Fausto Moda, vi aspettiamo nel nostro punto vendita e cercheremo di accontentarvi in tutte le maniere, con sconti particolari e con accoglienza fantastica. Grazie. Benvenuti da Estetica Chiara. Nel mio centro mi occupo sia di estetica tradizionale che di estetica avanzata. Il massaggio bioterapeutico unisce manovre di decontrazione muscolare a manovre di rilassamento e allungamento, donando leggerezza e scioltezza. Thank you.
Eccoci, carissimi telespettatori, continua la nostra puntata speciale perché è dedicata alla famiglia, alla coppia, al matrimonio. Oggi in modo particolare parliamo della parabola dei talenti e come applicare questi talenti, questa parabola nella quotidianità del matrimonio. Ci basiamo sempre sulla Bibbia, ovviamente, e su questo libro scritto da Cristina Righi e Giorgio Epicoco, Lui con noi, piccoli sentieri per la coppia. Con noi sempre ovviamente Cristina Righi, scrittrice, e Don Mauro Angelini, rettore della Chiesa del Gesù. Abbiamo parlato, abbiamo spiegato molto bene quanto è importante riconoscere i talenti altrui nella coppia, i talenti del proprio marito, del proprio compagno. Adesso parliamo della paura. Quanto gioca la paura nel matrimonio? Abbiamo tanta paura. Ci riportiamo dietro tante ferite personali. Sì. Dell'infanzia, dell'adolescenza. Sì. Quanto giocano queste ferite, questa paura? Molto, perché di fatto ognuno, quando si unisce nel matrimonio, porta con sé la sua biografia personale, la famiglia di origine, le storie passate e purtroppo anche le ferite. E inevitabilmente noi entriamo nella storia matrimoniale così con la nostra umanità. E se questa umanità, ecco, non è guarita, chiaramente rischiamo di portare tante paure, paure personali e anche paure, passatemelo, anche del rapporto con Dio, una visione di Dio un po' come giudice severo, mentre invece Dio è un padre buono, generoso, misericordioso, che anzi non aspetta altro di entrare in rapporto con noi per poter veramente fruttificare i talenti. E quindi diciamo che ci sono paure personali, derivanti anche, diciamo, dalla storia passata, e paure anche della visione di Dio. Ecco, queste due paure vanno disinnescate, e è l'amore che li disinnesca, sia l'amore di Dio nel rapporto con Dio, ma anche l'amore coniugale nelle paure reciproche del marito e della moglie. È bello vedere tante coppie che in questo cammino di guarigione poi veramente riscoprono una libertà, un valore talentuoso dell'altro che viene riconosciuto, viene scoperto e diventa anche la bellezza della coppia, perché io poi dico sempre che il talento personale del marito e della moglie arricchisce il noi. Anzi, il noi diventa veramente l'amore del noi, quella linfa, ecco, che fa fruttificare i talenti personali, ecco, del marito e della moglie, no? E questo è un po' anche il sogno di Dio, perché sapete, Dio, quando vede una coppia, sogna su questa coppia. Ogni coppia è un sogno di Dio da realizzare. Attenti, anche ogni uomo, anche io come sacerdote, sono dentro questo sogno di Dio, perché anch'io devo far fruttificare i talenti in base alle mie capacità, e vedo anche nel mio ministero sacerdotale come il Signore mi ha fatto fruttificare in tanti modi il mio modo di essere sacerdote. Però Dio ha un sogno, ecco, su ciascuna coppia, su ciascuno di noi, e come ha detto la parabola, alla fine ci renderà conto, ci dirà: ma io avevo questo sogno con voi, con questa coppia, con questo noi. Vi avevo dato 4 talenti a lui, 10 a lei. Come stanno questi talenti? Bellissimo, Don Mauro, grazie. Cristina, tu riporti sempre in questo interessantissimo libro che consiglio a tutti, Lui con noi, lo ripeto perché è un libro che veramente vi sarà di grande aiuto a tutti, alle coppie, alle famiglie, insomma a tutti. Riporti la tua esperienza, le tue difficoltà che avete vissuto tu e Giorgio, come mi dici spesso, lo ripeti, noi proveniamo dal fango. Quindi quanto giocano queste paure nella quotidianità? Eh sì,
Queste sono proprio quelle, no, di cui parlavo prima, tutto quello che viene da dietro. E essersi trincerati dietro queste paure, che cosa ha prodotto? Quando uno ha paura si difende, davanti a una paura nasce una difesa, e quando uno si difende comincia a costruire una sorta di baluardo, no? Un po' un castello intorno a sé, e comincia anche a giustificare i propri comportamenti e quindi anche ad aumentare quello che sono le richieste. Io faccio un esempio: quando lamentavo il fatto che mio marito fosse un po' troppo freddo e poco affettuoso, poi alla fine mi sono chiesta: ma se io fossi stata un calorifero accanto a lui, avrei sciolto questa freddezza? E invece che cosa si fa? Quando tu lamenti la freddezza dell'altro, comincia a diventare freddo anche tu, cioè gliela fai pagare e dici: tu sei freddo, sono fredda anch'io, e quindi cominci a distaccarti, a raffreddare l'ambiente. Ecco la differenza tra il guardare l'altro con l'occhio e dire: ma perché, no, fai così? Cosa c'è che ti fa essere così? E allora forse comincio a essere io, no, un pochino a riscaldare questa freddezza, e l'altro si sentirebbe più amato. Invece la paura comunque di essere delusa, di non essere amata, ti fa difendere e ti fa mettere la distanza. Questa è un po' la dinamica, no, che normalmente accade. Quindi quando noi mettiamo avanti questa difesa e diventiamo un po' come quel servo pigro e malvagio, no? Cioè non sfruttiamo quel dono, quel talento che ci è stato dato, allora comincia ad arrivare un'altra cosa molto importante, che è la solitudine. Funziona così: noi siamo, appunto, ritornando indietro, quei bambini feriti, no? Che cresciamo e rimane in noi questa mente un po' bambina. Quando incontriamo l'altro, noi vogliamo essere amati dall'altro, e quindi ritorna fuori quella mente bambina che non aveva ricevuto quello che voleva. Siccome l'altro potrà amarti come può, tu che cosa fai? Intanto tu eri una persona sola, ma senti dentro di te questo bisogno comunque di una relazione. Quindi cerchi l'altro, lo trovi, colmi la solitudine, e si arriva invece a un punto in cui dopo un po' dici: quanto stavo bene quando stavo sola. Suona questa cosa, no? Perché adesso mi sono trovato un marito che non corrisponde a quello che vorrei. E mo che faccio? Tant'è vero che questa è la causa e l'origine di tante separazioni. A un certo punto, prima non vorrei essere solo e cerco l'altro, e quindi un bellissimo matrimonio in chiesa. Poi, quando le cose diventano difficili, vorrei essere solo, o meglio, non vorrei stare con te così come sei. E comunque questa solitudine è un dramma grandissimo. Perché? Perché si comincia a creare il proprio mondo, quindi la solitudine nella relazione che sto vivendo, ma magari la compagnia sbagliata, crearmi un altro mondo, cercare altre gratificazioni. Ed è qui che veramente poi entra quel male, no, nella coppia, che comincia a dividere. Ecco perché è importantissimo che noi annunciamo sì il matrimonio, ma il matrimonio in Cristo. Perché soltanto questo terzo, questo che ti viene a parlare dei talenti, quello che ci ha parlato nelle altre puntate, no? Nel riempire le giare, oppure ecco di invitarlo come gli sposi di Emmaus, oggi ci dice: guarda che io ti ho consegnato, e ritorno a quello che dicevo all'inizio, cioè la vocazione, no? Quel Genesi che dice: ti farò un aiuto che ti sia simile. Ecco, a te Cristina ho consegnato Giorgio, ho dato a te dei talenti, ho dato a lui altri talenti,
E adesso che fate, come diceva Don Mauro, no? Quel sogno? Cosa ne avete fatto dei talenti che vi ho dato? E cosa ne abbiamo fatti che io non ho fatto altro che dire, no? In passato io volevo questo e lui non me l'ha dato e quindi mi sono distaccata. E no, invece quello che dobbiamo fare è proprio intanto scoprire veramente quali sono i miei talenti. Aggiungo, ecco, una cosa che adesso mi viene in mente. Quando, per esempio, nel corso della storia coniugale ci sono state delle cose nuove, per esempio il fatto che io lasciassi il lavoro, no, per rispondere alla chiamata, quindi di mio marito e dei figli, io non sapevo assolutamente di avere i talenti che ho scoperto dopo e che sono stati anche quelli dell'accompagnamento, no, alle coppie, anche quello dello scrivere insieme a Giorgio, non li conoscevo e sono venuti fuori insieme. Nel cammino, nell'apprezzare anche l'uno all'altro veramente quello che avremmo potuto fare. E questo è l'invito anche, no, alle coppie che ci stanno ascoltando, è di mettersi in cammino, no, con questo amore di Dio che ti apre la strada, perché tu scoprirai cose che non conosci di te. Ecco come la paura viene messa da parte e invece lo sguardo viene riaperto da questa nuova possibilità. Io rimango rapita da questi discorsi, veramente. Bravissima Cristina. Don Mauro, veramente il Signore ci elargisce tantissimi doni. Noi rimaniamo spesso ciechi e vediamo la vita come un parcheggio, perché la vita non è un parcheggio, va vissuta e vanno sfruttati questi talenti. No alla solitudine, perché non siamo fatti per vivere in solitudine. Quindi come possiamo far fruttare in coppia, ovviamente, i propri e gli altrui talenti? Ma perché è questo il punto. Assolutamente sì. Io penso che c'è un salmo nella Bibbia che dice: è in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. La coppia che chiede alla sorgente della vita la luce per vedere i talenti l'uno dell'altro e poi chiedere a Dio, in sinergia con il coniuge, di farli fruttificare. Questo è in sintesi quello che il sogno di Dio, ecco, Dio si aspetta da noi questo. Questo è il sogno di Dio. Chiaro che per far questo dobbiamo entrare in contatto con la sorgente della vita, perché se ci pensiamo poi alla fine i talenti sono vitalità, sono frutti, sono, ecco, perle preziose, che vengono fuori, no? Allora chiedere alla sorgente della vita questa vita, chiedere la luce che illumina, perché bisogna scoprirli questi talenti, perché come abbiamo visto in questa puntata i talenti possono essere anche sotterrati, e poi scoprire incredibilmente delle risorse nuove nella coppia, nel marito, nella moglie, e dire: tesoro, non mi sarei mai aspettato che tu eri così. La stessa cosa l'altro, eh? Questo è anche l'augurio che facciamo a ogni coppia e a tutte le coppie che ci ascoltano, perché veramente, ecco, una vita sia una vita coniugale luminosa, ecco, e piena della grazia di Dio. Il maligno, Don Mauro, è sempre lì, è colui che ci vuole far assopire questi talenti. Sì, è quello che ci mette la paura, perché la paura paralizza le energie, la paura paralizza il dinamismo spirituale della coppia. E allora il contrario della paura è la fede nell'amore, perché come dicevo all'inizio della trasmissione, ecco, solo chi si sente amato, e quindi ecco il marito e la moglie hanno un compito nell'amarsi, può sviluppare questi talenti, perché la creatività dei talenti nasce dall'amore, mentre la paralisi dei talenti nasce dalla paura. E il demonio fa proprio questo gioco con noi, ecco, ci mette paura e soprattutto a volte mette una visione negativa dell'altro, paralizzante. Quanto è brutto quando sentiamo una coppia che dice: sei sempre il solito. Non è vero, si può cambiare. Tu con Giorgio, voi avete ricevuto una grande grazia, quindi nella quotidianità come avete scoperto questi vostri talenti, come li avete fatti fruttare? Ecco,
il punto fondamentale è che il maligno si vince con Cristo, soltanto così, perché è Lui colui che nella scrittura ha sempre sconfitto il male. E noi possiamo proprio testimoniare che se abbiamo potuto scoprire i talenti dell'altro è stato proprio aver impugnato quest'arma fondamentale, cioè non aver più contato sulle nostre forze, perché le nostre forze facevano piuttosto demolire l'altro, anche perché entrava sempre in gioco quella cattiva competizione, mentre la santa e sana competizione fa sì che appunto uno può solo gioire dell'altro. Però nella nostra storia, come nella storia di tutte le persone che vengono davvero con le storie ferite, con il cuore in mano, la può vincere soltanto una condizione di povertà personale che viene affidata nel bisogno di chi soltanto può dominare la nostra vita, che è la presenza, che è Gesù Cristo. Ecco perché non possiamo che annunciare questa verità, questo matrimonio vero che cede alla menzogna per aprire gli occhi, per guardarti e dire: ma davvero tu sei quel dono che io devo poi moltiplicare, come abbiamo scritto anche in questo libro, estrarre da quella miniera il brillante migliore, rendere praticamente l'altro il brillante migliore. Questa è la chiamata matrimoniale che non possiamo fare da soli, quindi nessuno scoraggiamento, nessuna possibilità di cedere le armi, anzi grande incoraggiamento, perché qualcuno può farlo per noi. Grazie Cristina. Don Mauro, questo è un momento molto difficile, già insomma le famiglie erano in difficoltà, le coppie, sì. Adesso con il Covid veramente sì. Viviamo ancora più nelle tenebre. Assolutamente. Quindi in chiusura di questa puntata, che cosa vorrebbe dire, che cosa vorreste dire alle allora, famiglie, innanzitutto alle coppie? Sì, perché la gente è stanca. Intanto che il Signore è vicino, che non ci abbandona, e non perdere mai la speranza. E quindi è importante sicuramente la preghiera, ma come dico spesso è importante anche una umanità fiorita, cioè saper apprezzare le piccole cose, cercare di mangiare bene, di dormire bene, di fare una passeggiata, di vedere il sole, anche non solo questo meraviglioso che adesso arriverà in questa primavera ormai imminente, ma il sole anche nel futuro, di poter trasmettere ai figli anche la speranza, e per chi l'ha persa sapere che la speranza è una virtù teologale e quindi fa parte degli attributi di Dio e va chiesta: Signore, dammi la speranza, e poter trasmettere questa speranza anche ai figli e a tutte le famiglie, perché dietro alle nuvole c'è sempre il sole, E questo è il sole, ci avviciniamo alla Pasqua e alla risurrezione, e siamo convinti che risorgeremo anche da questa situazione difficile tutti. Grazie Don Mauro. Tu da sposa che cosa vorresti dire? Io volevo dire che a proposito del Covid, il Covid può essere addirittura per le coppie una grande grazia, perché una coppia non va in crisi perché è arrivato il Covid e quindi la chiusura. La coppia era già in crisi. La coppia che va in crisi sotto il Covid vuol dire che stava maturando già da molto tempo tutte quelle cellule maligne, no, del tumore. Perché chi stava bene nel Covid continua a star bene e forse a sviluppare anche una migliore armonia. E chi stava male, che nel punto in cui magari si trova costretto a vivere in quelle mura domestiche forzatamente, allora tira fuori tutto quello che c'era già da molto prima.
E quindi può essere una grande opportunità, perché se il Covid ha tirato fuori una crisi e la crisi è sempre un'opportunità per rinascere, ben venga, perché tutto quello che è venuto fuori non andava già chissà da quanto tempo. E magari ognuno poteva già vivere, no, nel suo mondo, nella sua menzogna, che poi è venuto fuori. Chi invece stava già bene e continuerà a farsi forza, perché questo tempo ci insegnerà molte cose, soprattutto a convertirci ancora di più. Grazie Cristina Righi, scrittrice, grazie Don Mauro Angelini, rettore della Chiesa del Gesù. E io vorrei chiudere con alcuni passi, appunto sempre tratti dal libro Lui con noi, piccoli sentieri per la coppia. Ecco i tuoi talenti, li ho trovati io. Chi sei davvero tu, servo che cammini nella mia stessa strada? Ecco i tuoi talenti, li ho trovati io, e se ora non sei capace di farli fruttare, io potrò essere quell'aiuto. Se la freddezza, la distrazione, l'infedeltà, un grave peccato, una schiavitù, un momento in cui decidi di separarti, l'aggressività, la violenza, la sessualità che non va, e ancora, 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 ognuno si inserisca qui dentro. Se tutto ciò è il risultato della negazione e oppressione dei doni ricevuti, occorre trovare il talento nascosto. Io andrò a cercarlo perché, trovandolo, possa dissotterrarlo e metterlo a frutto. Non avere paura, perché il tuo talento salverà me. Quei tuoi silenzi, che talento nascosto hanno per diventare dialogo? Quella violenza, che talento ha sotterrato per poter divenire tenerezza? Quel tradimento, che talento avrebbe per tramutarsi in amore totale? Quell'idolatria del lavoro, che talento nasconde per ristabilire le giuste priorità della vita? Io voglio trovare i tuoi talenti perché io desidero ed esigo il meglio per te. Tu puoi trovare i miei talenti perché possa trasformarmi anch'io nel servo buono e fedele. Non avere paura, perché il tuo talento salverà me. Salvatevi a vicenda, salvate le vostre famiglie attraverso i vostri talenti. Alla prossima con Cult Vision. Noi saremo sempre per voi e con voi. Alla prossima. Il programma è presentato da...